Eder Parisi, volto noto dello spettacolo dagli anni 70 agli anni 90, torna al centro dell'attenzione per questioni personali e osservazioni sulla pandemia. Le sue recenti vicende hanno acceso dibattiti su diverse questioni, tra cui la gravidanza della figlia e un confronto polemico con Matteo Bassetti sul Covid-19. Esaminiamo da vicino gli avvenimenti che hanno scatenato reazioni contrastanti. Eder Parisi, silenzio sulla gravidanza di Jacqueline Luna Di Giacomo. Eder Parisi ha suscitato controversie quando è stata annunciata la gravidanza di sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo durante un concerto di Ultimo. L'assenza di un commento pubblico da parte di Parisi ha generato diverse reazioni sui social media, con molti che si sono interrogati sul suo silenzio. La showgirl ha scelto di non replicare apertamente, limitando le interazioni sui suoi profili social. Un utente ha definito Parisi antipatica in un commento a uno dei suoi post più recenti, guadagnandosi una rapida replica dalla showgirl che ha citato Albert Einstein: se solo la tua mentalità chiusa si traducesse anche in una bocca chiusa, saresti una persona meravigliosa. Eder Parisi contro Bassetti. Spunta una nuova polemica sul Covid. Oltre alle vicende personali, Eder Parisi ha sollevato un'altra polemica commentando la positività al Covid di Joe Biden su X. Ha notato che né Biden né il suo staff indossavano mascherine, criticando implicitamente gli esperti che sostengono ancora l'utilizzo delle stesse. Sorprendente. Biden ha annunciato di avere il Covid ma è salito sull'aereo senza indossare la maschera, né lui né il suo staff. Avranno finalmente capito che i sostenitori delle mascherine sono rimasti solo burioni, Bassetti e la figlia di Ben Affleck, asterisco, ha scritto Parisi. Matteo Bassetti, rinomato virologo italiano, ha risposto prontamente a Eder con un riferimento a Oscar Wilde: a volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio. Segui la nostra pagina Facebook per rimanere aggiornato sulle ultime notizie. Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale.